edizione della Festa della Musica e cinquantenario del Conservatorio e anche altro oggi qui. Tantissimo. Cinquantennale del Conservatorio, e questa è la ragione per la quale abbiamo voluto fare le cose in grande, ma anche oggi, giorno della Festa Internazionale della Musica, che è la nostra quinta edizione, abbiamo voluto connotare come giornata d'inizio di tutta una serie di eventi che ci porteranno alla conclusione dell'anno accademico. Quindi avremo altri eventi che coinvolgeranno anche le realtà cittadine, parteciperemo ai cantieri, parteciperemo alla perdonanza e poi con altre nostre attività, ad esempio la giornata dedicata ai compositori sul 68, poi una giornata dedicata al cinema, alla musica applicata alle immagini, quindi tante tante altre iniziative che di volta in volta sulle quali di volta in volta vi aggiorneremo, ma oggi vi aggiorniamo anche su un'altra iniziativa. Tutto quello che vedete intorno a me è una mostra discografica che racconta di quasi un secolo di jazz. Maestro, questa mostra cosa ci racconta? Questa mostra ci racconta la storia del jazz attraverso il supporto sonoro, cioè dove il jazz si è depositato, dove possiamo ascoltarlo. Non è un caso che si siano festeggiati 100 anni del jazz proprio in occasione di quello che la tradizione vuole essere il primo disco di jazz, 1917. Pezzi rari, pezzi che fanno la storia in questa mostra, quali sono? Ce ne sono diversi, mostra tra l'altro che è dell'amico Vittorio Castelli, che oltre a essere un musicista è un discografo e alcuni l'ha prodotto lui stesso. Sono delle ristampe di dischi molto molto rari che ha riproposto lo stesso Castelli sul mercato. Però al di là dei dischi di Castelli, qui abbiamo un 78 giri, quindi siamo negli anni 20, prima anni 30 in quel caso, di Louis Armstrong, ed è una versione scartata. Quando i musicisti andavano in studio, lì non si poteva fare copia e incolla, rifare due battute, facevi il pezzo intero, andava bene, andava male. Allora facevano due o tre versioni e poi una era quella definitivamente pubblicata. Il produttore, i musicisti sceglievano per quella che si chiama la master take. Le alternate take solitamente venivano scartate, tranne in occasioni in cui raramente venivano pubblicate queste versioni poco nota. E qui abbiamo una versione poco nota di Stardust, tra l'altro Polvere di Stelle, che è nota a tutti, insomma, no? È un po' un modo per conoscere quello che forse è il fondatore del jazz, Louis Armstrong, però attraverso una rarità, un'angolatura dell'arte di Armstrong poco nota, ancora in ombra. You miss the dearest part that you've ever had.